Carissimi amici, bentornati qui ovviamente al Muovete di Faenza, bentornati con un altro grande amico. Abbiamo detto che questa grande novità di questa manifestazione era aprire dal mondo del latinoamericano anche al boogie, che ce ne sono tantissime di persone che amano il boogie. E signori, io qui con me ho il grandissimo Sauro Dall'Oglio. Ciao Sauro. Ciao, ciao, ciao. Allora, è un'istituzione, quando parli di Sauro, è lui, che non si dice solo boogie, perché boogie è riduttivo, perché in realtà è tutta un insieme di anni che delineano una serie di musicalità. Sauro, com'è stato essere qui al Muovete? Bellissimo, e il posto è stupendo, una location fatta apposta per i ballerini, e le sale sono perfette, la gente anche, e quindi ci stiamo divertendo un sacco. Allora, tu farai lo stage di? Io ho fatto lo stage di Boogie e di Lindy Hop, sì, il papà del Boogie. Quante cose meravigliose da scoprire, che il papà del boogie, racconta un po'. Niente, il boogie lo sappiamo, è stato portato qua in Italia dagli americani, ma anche il lindy. Diciamo che il lindy è più vecchiotto, perché nasce con una musica ancora più swing degli anni 20, anni 30, fine Charleston, inizio Charleston. Nell'Indy comporta, ci sono tanti stili di ballo, tanti stili anche di musica, c'è anche del rhythm and blues, oltre che del jazz, e quindi è un mondo che è molto molto vario. Così poi anche del resto il boogie boogie, però il boogie boogie abbiamo meno, diciamo, una finestra più piccola, diciamo, però anche lì c'è un mondo da scoprire, un mondo. Sauro, ma da dove nasce questa passione? Perché è una cosa che si evince dalla luce che hai negli occhi, è anni e anni che segui questa cosa, o ti sei scoperto l'altro giorno amante di questa disciplina? No, l'altro giorno no, perché sono 43 anni. Ho iniziato a ballare che avevo 8 anni e quindi devo ancora smettere. Che meraviglia, quindi vedete, continuano ad esserci sollecitazioni per voi a andare a ballare, non importa quando iniziate, che età avete, giovani o meno giovani, ma ballate perché è bellissimo. Certamente, poi una cosa bella è il fatto del social dance, cioè le serate che organizziamo, e proprio qua stasera ce ne sarà una. Avremo una sala tutta nostra dedicata alle nostre musiche, dove spazieremo dagli anni 20 agli anni 50. Quindi è un arco, diciamo, molto ampio, con tante tipologie di musica, però tutte inerenti al mondo swing, diciamo. Quindi il social dance porta a fare conoscenza, porta a un movimento sano, bello, gente molto corretta, molto pulita, molto, tutto molto bello. La cosa bella, diciamo così, non del boogie, ma la parte prima dell'indie hop, quindi la parte, diciamo, più storica, più fra virgolette vecchia, è delineata da questi ballerini che sono meravigliosi, perché io li ho visti con i vestiti adatti all'epoca, le scarpe, ad addirittura l'orecchino pandan col vestito. È una ricerca, una cura nei particolari incredibile. Beh sì, diciamo che il mondo di allora, nonostante andiamo indietro molto con gli anni, era molto curato, l'abbigliamento era molto curato. Calcoliamo che all'epoca andavano, uscivano di casa così, era come magari noi oggi che portiamo magari jeans, loro invece un gilet, un doppio petto, che ne so io, andava l'acconciatura nelle donne, l'acconciatura, i cappellini nelle donne, era così. E quindi noi abbiamo questo mondo di persone dove non si veste così soltanto qualche volta o una volta all'anno, non è carnevale, ma è proprio una cultura di all'epoca, che c'è gente che addirittura ha la casa arredata con i mobili di allora. Che meraviglia, che meraviglia. E si vive così, cioè noi vestiamo così tutto l'anno, non è che è soltanto per andare a ballare. No, è uno stile di vita. Io ringrazio tantissimo Sauro Dall'Oglio, che è stato con noi. Lo lascio andare perché so che deve ancora lavorare. Sì. Gli auguro un grande Muovete, ma devo dire che dalle parole che mi ha detto finora è già davvero grande. Grazie. Grazie a tutti. Ciao ciao. Grazie.